Oggi andiamo a vedere un pacchetto che mi hanno regalato, quelli di It Small Giants, una pagina, un'azienda che si occupa di diffondere e vendere prodotti a base di insetti. E adesso andiamo a vedere cosa mi hanno portato. Il paccone! The food of the future has landed. Mi piace questo qua che c'è scritto. Our kids won't have to move to Mars! Paccone gigantone! Oh. Super pacconi che sono pure carini da vedere. Primo sono Rosemary and Thyme. Rosmarino e timo. Cracker bites made with cricket's flour. Turmeric and paprika, quindi immagino siano paprika e turmeric, cosa dovrebbe essere? Non ho idea, lo scopriremo. Tomato and oregano, quindi molto classic, ver italiano, ver italiano. Coltello, dov'è il coltello? Coltello trovato. Allora, apriamo prima quello italiano. Ah, ne apriamo uno. E che? Attaccati con lo scotch. Prendiamone uno. Ma che carino. Beh, che dire, sa di origano e pomodoro. Molto buono e croccantissimo. Più croccante dei soliti crackers che mangio normalmente. Cioè, quelli là che non sono croccanti. E actually sanno di origano e tomato, che voi l'avreste mai detto meno. Apriamo anche l'altro. Molto buono comunque. Dovevo aprirli prima, probabilmente. Paprika smoked. No. E turmeric. Che cos'è il turmeric? Non ho competenze su questo lato della vita. Tocca aprirlo per capirlo, disse il saggio. La paprika la sento, ma non so cosa sia il turmeric. Quindi rimarrò col dubbio, non sapendo di cosa sia. Però è buono. Anche questo è molto croccante. Però devo dire che preferisco quello là con il pomodoro e gli insetti. Perché gli insetti, tutti gli insetti. E l'origano, è più croccantello. E l'ultimo. Ricordo che gli insetti si possono utilizzare nella. Si stanno facendo molte prove. Ormai sono utilizzabili in particolare per suini e avicoli. Anche per pesci, in realtà, anche da prima. Dal 2021 anche per suini e avicoli, nella feed, cioè nel mangime per gli animali. Quindi poi è possibile trovarlo, cioè è possibile che gli animali mangino queste proteine animali, perché prima era illegale. Mentre per i ruminanti non si può per via della storia della BSE, della mucca pazza, dicendo per una forma di maggiore sicurezza che hanno voluto mantenere. Una cosa che probabilmente nei prossimi anni, se non ci sono novità, se non ci dovessero essere delle cose brutte che accadono, potrebbero addirittura togliere perché non ci sono rischi per adesso. L'importante è non fare cannibalismo, ma ad esempio ai polli non si può dare mangime a base di polli, ma di suini sì, e via dicendo, e viceversa. Quindi per con gli insetti è tranquillissima la storia. Acheta domesticus, quindi il grillo, farina di grillo, al 15% dovunque, se non sbaglio, no, qua al 16% in questo nuovo. Chissà se si nota la differenza, non credo. Per 1%. Andiamo a vedere che cosa, come, di come sa. Di come sa. Questo cricket non si può utilizzare tutta farina di insetti perché bisogna solitamente avere una percentuale ridotta che va messa insieme alla farina normale. Rosmarino. A me piace il rosmarino, quindi. E timo. Ciao Timo. Non si nota mai la differenza se non lo fai notare che è fatto con farina di insetti. È proprio buono, molto saporito. Quindi a tutti gli effetti è un qualcosa che puoi mangiare qualche volta, non tipo ogni giorno, ne mangi un chilo perché è molto saporito, quindi vuol dire che
non è una cosa che puoi mangiare sempre. Vediamo un po' la composizione nutrizionale. Per 100 grammi ovviamente, 8 grammi di grassi, di cui 1,6 saturi, 63 grammi di carboidrati, quindi 63 grammi di carboidrati, bello zuccheroso, 4,5 grammi di fibre, proteine 21 grammi, sale 2,7 grammi, e vitamina, tra cui la vitamina B12, 3 grammi, 3,1 grammi. È molto interessante questa divisione. È comunque un crackers, quindi più o meno è quella, come dire, il range. Solo che questo qua è più proteico, ha un quantitativo di proteine di 21 grammi, che è, come dicevo nelle altre, qualche volta nelle storie, il senso di mettere la proteina nei cracker non è perché abbiamo bisogno di proteine, quindi dobbiamo metterle in cose in più, ma assolutamente anzi il contrario. Noi le proteine le assumiamo fin troppe nella nostra dieta, di solito. Però utilizzare delle proteine alternative, cioè in questo modo tu assumi delle proteine in maniera alternativa rispetto ad altri metodi che possono essere di qualsiasi tipo, ma sia vegetali che animali, non è per forza che devono essere alternative le proteine animali, possono essere alternative proteiche. Ma io ammetto che ero molto curioso di sentire il sapore, la consistenza, più che il fatto che ci siano le proteine dentro. E devo dire che ha un buon sapore, ma sa di quello che c'è scritto. Quello che secondo me fa notare maggiormente, in cui si percepisce un pochettino di più il fatto che ci sia una componente di farina di grillo in questo caso, è la texture. Cioè, mordendolo è più croccantello, sa di come se fosse integrale, ecco, una cosa tipo integrale. A me piace un sacco la pasta integrale, per dire, quindi fitta con i miei gusti. Crackers. E voi, l'avete assaggiati mai dei cibi a base di insetti? Cosa ne pensate? Vi piacciono? Io ringrazio i tizi di Small Giants che, siccome io parlo di insetti, anche se molto più spesso ne parlo come proteina animale, no? Perché secondo me è molto più importante in quel senso, perché le proteine animali, come proteine da dare agli animali, perché le proteine nei mangimi vengono da alcune fonti abbastanza sempre le stesse, da delle leguminose, giustamente. Quindi tendenzialmente la soia è la cosa principale, e poi ci sono, vabbè, pisello proteico, ci sono varie tipologie di sottoinsiemi che si provano a mettere a livello di proteina, però la soia è il principale, come dire, l'elemento principale, preponderante, quello più diffuso per dare proteina, anche perché ha una percentuale di proteina, la farina di estrazione di soia ha una percentuale di proteina del 48%, che è una cosa assurda, e quindi è molto utilizzata, però si porta dietro un impatto ambientale non indifferente, questo bisogna dirlo. Quindi riuscire a dare un'alternativa proteica a base di qualcosa che ha un impatto notevolmente inferiore, perché stiamo parlando di insetti che prosperano e si nutrono di materia organica, che quindi possono riuscire a fornire nutrimento e proteina agli animali in maniera alternativa, con un impatto che si portano dietro inferiore, è sicuramente qualcosa di importante. Qua si parla di farina di grillo, nel caso dei feed del mangime per gli animali di allevamento si parla invece della mosca domestica, la mosca soldato e il tenebrione della farina, che sono più, diciamo, adatti per il tipo di alimentazione che agli animali può servire. In particolare abbiamo detto appunto suini, avicoli e pesciotti. Quindi io ringrazio ancora una volta i Small Giants che mi hanno mandato questi pacchetti. Avrò crackers per tanto tempo e sono felice, così ho uno spizzicolio tra un momento e l'altro. E io vi rimando a un prossimo contenuto. Ciao ragazzi!